E la bella gente del ben ritrovato in un'altra parte di questa guida Pokémon versione cristallo. Dunque, dobbiamo andare ad affrontare la palestra di tipo roccia, quella di Brock, il muro di pietra la cui difesa è impenetrabile, ma non la difesa speciale. E questo sapete cosa vuol dire? Ah, è già vero, qui è chiuso. Ha chiuso la zona safari, ha chiuso pure questo. Ma non c'è un cazzo da fare qui. Ormai. Oh, pacche. Menta. Baccagliaccio. Ok. Comunque, signori, dobbiamo andare ad affrontare il capalestra. Quindi vediamo cosa riescono a fare Typhlosion, Espeon e Crobat. E tu, giovane campione, sei impressionante. Stai sfidando i capo palestra di Kanto? Sono forti e molto seri, proprio come quelli di Johto. E questo l'avevo intuito anch'io. In questa palestra si usano Pokémon roccia. Il tipo roccia ha una forte difesa. Le lotte contro questo tipo di solito durano a lungo. Iniziamo? A lungo. Dureranno a lungo, sì, le ultime parole famose. Guardate questo come ci muore male. Sand Slash, bene. Benissimo, direi. Typhlosion, mostra a questo stronzo chi è che comanda. Fuoco pugno. La potenza. Spam. Questa lotta era da vincere. Sì. Poi durata a lungo. Wow, non capita spesso di avere uno sfidante da Johto. Sono Brock, il capo palestra di Plumbeopoli. Sono un esperto di Pokémon roccia. I miei Pokémon resistono a quasi tutti gli attacchi a tutti gli attacchi fisici. Non ti sarà facile colpirli. Avanti. Scolpirli forse. Ma attenzione, Brock con una maglietta bianca e dei pantaloncini magenta violetto. No, violetto, sì, decisamente viola. Brock capo vuole lottare. Manda in campo Growler. E attenzione, io ho davanti Typhlosion di tipo fuoco. Ma la nostra Typhlosion non si spaventa certo di questo. Usiamo fossa. E poi non ho capito perché non ha un golem. Si evolve tramite scambio, cioè hai il fallito lì come assistente. Dovresti chiedergli di scambiarlo. Super efficace, lui usa arrotolamento, ma giustamente fallisce perché noi siamo dei culosi. Oh merda, questa non l'avevo prevista. E mi sa che Typhlosion ci muore. È sottoterra. Oh no, non muore, mamma mia. La resistenza. E attenzione. Niente, non sale di livello. Attenzione, niente. Rhyhorn. Dunque, siccome Typhlosion ci sta lasciando le penne, direi che possiamo benissimo contrastare questo Rhyhorn con un attaccante speciale di nome Espeon. E quindi vai con Psichico. Rompi il culo. Attenzione, la vita scende tantissimo. Spam. E niente, non sale. Non sale di livello. Omastar. Lord Helix, attenzione. Aspè. Acqua roccia? Mamma mia, Lord Helix. Sai cosa ho per te? Ho un giga assorbimento da testare. E fu così che Omastar subì un danno 4 per. Ciao ciao. Che poi in difese speciali fa schifo. È bravo in difese fisiche, Lord Helix. E gli succhia la vita, mamma mia. Comunque, Onix. Ma io contro Onix ci continuo a usare Sanguisuga. Sanguisuga, sì, vabbè, giga assorbimento. Grazie dell'energia. Ora puoi anche andare.
Questo crobatto è un parassita di quelli che... Mamma mia, lascia stare. Crobatman. No, suona male. Kabutops, attenzione anche contro di te, giga assorbimento. Spam. Non aveva un Aerodactyl. Ricordo male io. Forse era in Pokémon Oro che aveva un Aerodactyl. Rock Up ha perso la sfida. Le potenti mosse dei tuoi Pokémon hanno sbriciolato la mia rocciosa difesa. Sei più forte di quanto credessi. Continua così. Ecco la medaglia. Mamma mia, che serietà. E riceviamo sta medaglia sasso che... Vabbè. La medaglia sasso renderà i tuoi Pokémon ancora più forti. Ah, grazie. Oh. Over 9000. Quindi, dove dobbiamo andare? Qua. No, vero, vendono cose di merda. Allora, noi dobbiamo fare un bel viaggio, perché dobbiamo andare... Da qui dobbiamo scendere a Smeraldopoli. Dobbiamo scendere a Smeraldopoli. E questo, attenzione, il Bosco Smeraldo 2.0. Pozione Max, bella. Strumento nascosto, cura totale. Poi, quindi, questo è il Bosco Smeraldo 2.0. Non avere bacca antiveleno. Bene. Dicevo, il Bosco Smeraldo 2.0. Che, guardate la difficoltà. Il puzzle che si nasconde dietro a questo intricato labirinto. Siamo fuori. Tu mi affronti. Perché Pokémon con le otto non piacciono alle ragazze? Ma... Chissà perché, forse perché sono degli insetti. Tipo la leggendaria. La leggendaria leggenda, mamma mia, vabbè. Diciamo che suona bene la leggendaria leggenda. La leggendaria leggenda narra che alle donne non piacciono gli insetti. Bene. Psichico. Occhio! Butterfree, burro libero! Quindi è il tempo di usare volo contro questo burro libero. Che mazzata. Oh mio Dio. Il vecchino è tu. Ho appena bevuto un doppio espresso e vado a mille. Devo assolutamente parlare con qualcuno. Cioè con te. Ora non si direbbe, ma ero un buon cacciatore di Pokémon. Non mi credi? No, non ti credo. Come? Ma che razza di impertinente. Se solo fossi un po' più giovane ti mostrerei un paio di giochetti. Sì, sta zitto. Usiamo taglio e vediamo qui cosa c'è. Un cazzo. Di lì c'è la sega Pokémon, l'alto piano blu. Ah, vero, questo ci dà... Non c'è sogno. Va bene. Dunque, il capoverso di questa città non c'è. Dobbiamo prima ottenere l'altra medaglia, se non sbaglio. Ma tentar non nuoce. Vabbè. Ah, ecco, non c'è nessuno. Mi ero spaventato perché quello è uno di quei capovalestra che voglio affrontare per ultimo assolutamente. Percorso 1. Attenzione. Uno scolaro. Minchia. Uno scolaro con un jeans. E con un Electra Buzz. E con un Magmar. Mamma mia, la paura. Oh, che serie di sconfitte. Siamo nel... Il percorso leggendario. Proprio alla Barney Stinson. Leggendario. Bam. Starmi. Palla ombra. Bitch. E la fine. Ma no, dai. Ma che dici? Ed eccoci a Biancavilla. Casa di Rosso. Mamma mia. Ciao. Rosso è fuori da parecchio tempo. Non ha neppure telefonato. Perciò non ho idea di dove sia e cosa stia facendo. Dicono che se non chiama vuol dire che sta bene. Ma sto un po' in pensiero. Bene. Che c'è quello? Ah, il Nintendo 64. È meglio incamminarsi, non c'è tempo da perdere. Sembra che non venga usato da molto tempo. Bene.
Il Nintendo 64 ha vinto tutto. Ciao, il mio fratellino è capopalestra Smeraldopoli, ma adesso è fuori città e ciò crea disagi agli allenatori. E beh, tu che dici, puttana? Andiamo a fare un salto al professor Oak prima di arrivare all'isola Cannella. All'isola Canna. Cosa? Chi è stato? Ah, Dragon, è lodevole che tu abbia fatto tutta questa strada per venire accanto. Che ne pensi degli allenatori di qui? Fanno schifo, come quelli di Yoto d'altronde. Niente male, vero? Sì, come no. Bene, vedo che collezioni le medaglie di Kanto. Immagino che non sia facile, ma la tua esperienza ti sarà d'aiuto. Torna quando le avrai tutte. Ti darò un bel regalo. Continua così, Dragon. Come va con il tuo Pokédex? Vediamo. Stai facendo progressi, ma devi fare un vaffanculo vecchio di merda. Vabbè, questo Helm è preoccupato per noi, cacate varie. Non ci voglio leggere email. Percorso 21. Ok, va. Un tentacool, o come cazzo si chiama. Comunque, mettiamo davanti un Crobat, che poverino è quello di livello più basso, più bazzo. E Seal, vabbè, giga assorbimento. Spam. Seal, è ancora giga assorbimento. Seal, è ancora giga assorbimento. Una serie di déjà vu assurdi. Ah, ecco, Dewgong. Hai interrotto la serie di déjà vu. Tu sei una lurida puttana che deve morire male. Quindi, faccia cannone. Catena alimentare, bitch. Che non c'entra un cazzo, però, vabbè. Aspetta, voglio affrontare anche questo ciccione. Tentacruel, un difensore speciale eccezionale, ma in difese fisiche non è messo tanto bene. Fuga, che poi se non sbaglio ora ha ricevuto delle modifiche l'isola Cannella, e quindi la palestra si trova nell'isola dove possiamo catturare Articuno. Articuno, cosa? Che cazzo succede? Ma da dove arrivano tutte queste voci? Ah, vero, mi trovo. Messaggio. Un avviso c'è scritto. La palestra dell'isola Cannella si è trasferita sulle isole spumarie. Blaine. Oh, guarda chi c'è. Quel rompicoglioni di blu. Isola Cannella, città ardente. O era verde? Mi ricordo. Aspetta. La ragazza, se non sbaglio, era blu. Verde era il rivale e rosso il protagonista. Vediamo. E tu chi sei? Beh, che alleni i Pokémon è chiaro. Io sono blu. Sì, è vero, blu è la ragazza, verde è l'allenatore. Anche se nel videogioco hanno invertito. Sono stato campione anche se per un breve periodo. Poi rosso mi ha battuto. Ad ogni modo, cosa vuoi? Sei qui per sfidarmi o per quale motivo? Odio doverlo dire, ma non sono proprio in vena di lottare. Guarda come vanno le cose. Se erutta un vulcano può scomparire un'intera città. Con i Pokémon puoi vincere o perdere, ma quando la natura decide di colpirti non hai scampo. È così che funziona. Comunque, sono sempre un allenatore. E se mi trovo davanti a un forte avversario, devo sfidarlo. Se vuoi sfidarmi, mi trovo nella palestra di Smeraldopoli. Ti affronterò là. E lui viene rapito dagli alieni. Usa fune di fuga in un posto dove non si può usare fune di fuga. Caramella rara. E ci avrei una pipita da vendere. Se no cosa posso buttare? Senti, butta sta bacca, mamma mia, la caramella rara. E io la do a Dragonite. Non riceverà Eps o cagate varie, però almeno abbiamo il nostro primo Pokémon a livello 60. Centro Pokémon. No, questo già l'ho letto. Voglio leggere questo piuttosto. Isola Cannella, città ardente. Già l'avevo letto pure, porca Eva. Comunque, signori, penso di essere già arrivato a 15 minuti. Anche se in questa parte non abbiamo fatto niente di sostanzioso. Abbiamo solo esplorato città e battuto Brock. Però dai, nella prossima parte affronteremo Blaine. E se ci riesce in tempo anche Blue. Quindi vi consiglio di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento, seguirmi su Facebook e su Ask. E noi ci vediamo in un prossimo video. Statemi bene, bella gente.